quando saranno erogati i contributi regionali promessi e quanto si chiede la Confederazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Bisogna infatti ancora procedere alla liquidazione delle somme inserite nella prima tranche dei Cura Abruzzo 1 e 2 varati l'estate scorsa. Cerchiamo semplicemente di rappresentare al meglio le nostre imprese. Al governo regionale abbiamo chiesto di procedere con rapidità e con tempi certi all'erogazione dei fondi stanziati proprio per le imprese, che in questo momento si trovano ad affrontare una difficoltà sia economica che sanitaria. Alla regione abbiamo sempre offerto il nostro contributo e la nostra collaborazione e non intendiamo in questo momento venirne a meno e innescare conflittualità che non servirebbero e non aiuterebbero nessuno. Gli uffici regionali stanno lavorando per arrivare a liquidare tutte le pratiche nei tempi prestabiliti. Risponde così l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, che giudica totalmente fuori luogo, fuorviante, pretestuosa e inopportuna la presa di posizione di CNA. I dipendenti regionali, aggiunge Damario, stanno rinunciando anche allo smart working pur di arrivare ad evadere le 11.000 richieste di contributo già depositate in ragioneria.